Hello guys, welcome everyone, good evening to all. Buonasera a tutti ragazzi, benvenuti al day 9 di questo torneo Honor. Salutiamo Sabatino, buonasera, benvenuto. Salutiamo Stefano Bronson, ciao Stefano, Venom Ricky, hello Gabo, welcome bro, hello nobody, welcome. Ciao King, buonasera a te. Bene ragazzi, siamo pronti per questo inizio serata. Diamo un occhio veloce ai risultati del day 8, quindi i risultati di ieri. Abbiamo visto ieri scontrarsi i Mordi contro gli Executor, sempre gli Executor contro Legolize, le Ladies contro gli Immortals, il Wolfpack contro Legolize. I Jekylls contro gli TV, gli Old Boys contro gli Old Guys Rule ed infine i Sexy contro i So. Se nel frattempo, ragà, in chat mi fate, scusate, ecco qua, mi fate sapere come si vede e come si sente, se è tutto a posto, gentilmente. Nel frattempo passo la parola a Stefano, se vuole aggiungere due parole, dopodiché vedremo il programma odierno per poi iniziare con le varie squadre che si scontreranno. A te la parola, Se. Buonasera, buonasera a tutti, ben ritrovati alla nuova giornata del nostro torneo. È sempre un piacere stare qui con voi. Ci aspetta un'altra grande serata di gioco. Le squadre, tante mappe, tante partite. La classifica si sta avvolgendo al termine, e quindi coltello fra i denti e mi raccomando, punti, punti, punti. Vogliamo vedere partite piene di punti. Infatti, questi saranno gli ultimi 2 giorni con oggi e domani delle Esatto. qualificazioni. Dopodiché, settimana prossima, penso che comunque rimarremo dal lunedì al venerdì insieme, giusto Stefano? Sì, assolutamente, assolutamente, Perfetto. sempre da lunedì al venerdì. Dalla settimana prossima, inizieremo a cambiare fase e quindi non sarà più la fase qualificazioni, ma sarà la Fase a gironi, fase a praticamente, gironi. fase a gruppi, fase a Perfetto. gruppi. Quindi Cominceremo la suddivisione perfetto, dalla nel settimana weekend. prossima, giusto? Esattamente, Sì. esattamente. Da lunedì già inizieranno. Perfetto, benissimo. Quindi ogni squadra, in base a come si batterà, andrà, ricordiamo le due categorie, andrà o nella categoria pro, quindi categoria gold, oppure nella categoria regular, che sarebbe la categoria silver. Quindi già dalla settimana prossima iniziamo a dividere le squadre in sostanza. Bene, esaminiamo Buonasera. insieme. Ciao Dani, buonasera a te. Buonasera, Ciao. Danilo. Esaminiamo insieme velocemente il programma odierno del giorno 9. Quindi oggi vedremo battersi sempre nelle partite di andata e ritorno gli ITV contro i Mordi, le Ladies contro i So. Ancora Ladies contro Old Boys, gli Old Boys contro i Sexy, gli Immortals contro i So, i Wolf Pack contro i Sexy ed infine vedremo chiudersi la giornata di oggi con gli Old Guys Rule che si batteranno con i Wolf Pack. Passo la parola a Danilo se vuole aggiungere qualcosa. No, niente, volevo salutare tutti, buonasera a tutti, buonasera agli Honor e niente, che dire, anche stasera ricca di incontri, speriamo molto equilibrati e niente, se ho un minuto, giusto un minuto, Cesare, poi se vuoi, se Vai non Venom, c'è, vai, vai. vado dopo. Vai, 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 vai. Poi io No, continuo niente. con i saluti. Vai. Sì, certo. Niente, volevo soltanto dare l'appuntamento fisso, dare una ricetta, però questa volta la do nuova, diciamo che è di un'altra città, una città sempre pugliese, però è leccese questa ricetta e farà sorridere molti. Si chiama questa ricetta la ricetta del pollo cusutunculu. Ecco qua, ecco qua, vedi. La Non so se spieghiamo. Cesare non la conosci, No, Cesare. sinceramente no.
il pollo cucito dal di dietro. Praticamente viene aperto, il pollo viene riempito con tante spezie, verdure, patate, roba del genere, fatto al forno. Quindi farcito in sostanza. Quindi un Farcito, pollo tipo il ripieno. tacchino, Ho sì, tipo capito. il tacchino americano della sai, della Sì, giornata, quella di diciamo. 4 luglio. Sì. Tipo quello, però faceva sorridere in dialetto leccese si chiama così, pollo cuciuto un culo. Perfetto. Quindi E nuova ricetta niente. comunque pugliese. Pugliese, Approfitto, pugliese. ragazzi, per fare tanti auguri per la giornata delle donne in Egitto alla nostra Lady Asora. Happy Woman's Day to Asora. Auguri, auguri Auguri. di cuore per la nostra ladies. So, again, happy days woman's for Asora. Bene, ragà, continuiamo con i saluti. Allo Runish Kuman, welcome bro. Allo Ki, welcome. Allo Abu, welcome. Ciao Ivan, benvenuto. Allo Kinio, Malaka, welcome bro. Chi altro più? Vabbè, il Nightbot che ogni tanto si ricorda di dare consigli. Salutiamo Alfio, come siete seri stasera? Ciao Cecisa, fornuto la Peron. Grande Alfio. Hello Jefe, welcome bro. Hello Bober, Nuber is here. Hello Mazen, welcome bro. Ciao Ciro Napoli, benvenuto. Ciao Angela, good evening, benvenuta a te. Angelo, ha Bene, mangiato stasera, ha penso di sì. mangiato stasera, sta più tranquillo stasera oggi. Quindi ragazzi, vedremo come prime due partite di andata e ritorno scontrarsi di TV contro i Mordi. Vediamo su quale mappe. La mappa di andata sarà Metro, mentre la mappa di ritorno sarà Ship. Giusto? Giustissimo, confermo Cesare. Perfetto. Se posso avere un secondo, visto che si è unito Manzen a noi, Happy Woman's Day, Sister Azora, I wish you. Thank you so much, we love you. Ed tac. Ok, perché esatto, Sei in si era unito ritardo, sei in apposta. ritardo. Ha già Ma comunicato la ricetta se del giorno. No, dico ad Angela. ok, ecco Ha già qua. comunicato. Il pollo cucito da dietro, praticamente una ricetta prettamente leccese, ma che comunque fa parte della Puglia che noi amiamo con tanto cuore. Non perché siamo di parte, ma perché Ma la perché nostra siamo di regione. parte. No, la nostra regione, insomma, è bellissima, aperta e chiusa parentesi. Ecco Vi qua. consigliamo Ecco qua. di venire a fare un salto in estate, perché se non ci siete mai stati, scioccherete, insomma, vi rimarrete di stucco. Perdete almeno 7 kg prima di venire, però, eh. Esatto, altrimenti, insomma, poi sono volate di Perché perdiarnesca. solo l'aria che respiri ti fa ingrassare. Dai, Gabober, dai. Angela dice il ragù, ho appena finito di mangiare. Benissimo, beata te, noi Ecco qua. mangeremo più tardi. Ecco qua. Benissimo. Ecco qua. Dire? Dire? Niente. Si inizia? Si parte? Sono le 21:31, quindi direi che ci possiamo Sì, permettere. approfitto per farvi vedere le nuove skin nel gioco di Zloi. Vediamo, le vediamo insieme queste pubblicità che escono sempre. Vediamo la nuova skin di Snack. Uniamo le cose. La nuova skin di Zloi. Eccola qua. La nuova skin di David. Eccola qua. Ed infine la nuova skin di Diana. Eccola qua. Che tipo che sei, guarda. Hanno detto di fare il video per noi. Io No, approfitto. no, 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 tu hai già Oh. capito, signorino, tu hai già capito. Aspetta, aspetta, facciamo vedere la Eccolo skin. Aspetta qua, un attimo, sai, facciamo vedere la skin del C4.
E facciamo tutte, vedere ce le ha. infine la skin della granata ad impatto. Bene. Vediamo insieme subito velocemente l'albero. Eccolo qua. Dopodiché abbiamo finito anche quest'altro discorso. Questo è il nuovo I avatar. Questo consigli per l'acquisto, non finito. qua. Benissimo, basta così. Ok. Veniamo a noi, veniamo al torneo. Quindi ITV contro Mordi. Ciao Kathleen, benvenuto. Jeff wants to hear your voice. Kindasus. Bene, se io nel frattempo inserisco il codice, così partiamo. Se vuoi andare ad Benissimo, avvisare io tuo vado. papà. Sì, vai, vai, vai. Certo. Allora. Quindi la prima mappa sarà Metro, abbiamo detto. Allo, Tintin, welcome, bro. Allo. Insomma, cioè, se siamo per finire quasi la prima fase. Eh sì, siamo a buon punto. Mancano 2 giornate, cioè quella di oggi e quella di domani. Di domani. Dopodiché passeremo Dopodiché alla fase riposo. successiva. Eh sì, 2 giorni di riposo e poi partiremo, cioè andremo alla fase successiva. Le squadre non sono ancora pronte. Ciao Duck, benvenuto, bro. Va benissimo, mi ricorderò di te. Tutto a posto, tutto ok? Ancora qualche minuto, ragazzi, saremo pronti. Qualche minuto di pazienza ancora. Aspettiamo Stefano anche, che ci dà il via. Via Crucis. Andiamo, Gabbo, andiamo. Hello! Non vi dimenticate, raga, il tasto mi piace, mi raccomando. Don't forget to hit the like button, guys. Thank you all. Mi date conferma dalla chat come si sente e come si vede, se è tutto a posto, raga? Non mi ricordo se ve l'ho chiesto, ma penso di sì, ma nessuno mi ha risposto. Fatemi sapere in chat, gentilmente, come si sente e come si vede, se è tutto ok, grazie. Grazie.
Ok, Cesare, squadre avvisate, stavano, non ho Perfetto. potuto interrompere, erano in concilio di TV. Benissimo, quindi penso che tra non molto partiremo. Sì, i So, let's go guys, play the codici. game. Nice. ITV against Morty. Bene, vediamo subito i ragazzi sulla borsa. ITV, Noise recupera la borsa con Zloey, diamo Gabober che fa fuori Joronin. Frankie pusha in base nemica facendo fuori Noise recuperando la borsa. Subito Fedain con il push di Zloey ma viene buttato giù da Genius. Ancora Frankie sulla borsa con Chun-Li, va subito in base sua. Vediamo Darius che cade giù per mano di Frankie. Lo spawn centrale degli zombie. A supporto della borsa Genius e Millaberti con Ragnar da parte dei Mordi. Frankie sulla borsa. L'Amor di Frankie che fa fuori due. Darius e Noise. Millaberti anche lui con la sua Lamor che fa fuori Fedain. Vediamo Italia Ward che viene fatto fuori dal frustotto di Genius che è con JB. Sì. Vediamo sul lato destro della mappa Noise, Darius e Fedain pushare con due Zloey. Sì, questo penso sia un Dutch. Sì. Frankie fa fuori con la Smart Bomb Noise. Ancora lo spawn degli zombie centrali su questa mappa che io definisco il decimo piano degli zombie che ne escono veramente a tonnellate industriali come se non ci fossero domani. Millaberti sulla borsa la recupera con Moses subito a supporto Genius e Frankie. Vediamo il push da parte di Fedain con Zloey. Noise ancora viene fatto fuori da... No, Noise fa fuori Genius e cade per mano sua sempre. Millaberti ancora sulla borsa con Moses. Questa Lamor in base, secondo me, potrebbe essere fatale. Potrebbe andare a discapito dei morti. Fedain sul lato sinistro con Sharon. Joronin cade per mano di Genius. Millaberti mina. Ancora. Fedain che recupera la borsa. Uccidendo Millaberti. Vediamo se la riesce a portare in base. Ma purtroppo no. Genius sulla borsa. Supportato da Gabover con Sharon. Cade giù per Fedain. Ancora Genius. Noise. Viene fatto fuori dalla Smart Bomb di Frankie. Che recupera la borsa. Uccide anche Darius con la sua Chun-Li. Fedain. La squadra nemica con Sharon. Ma non può nulla. E viene fatto fuori da Genius. Ancora Noise. Pusha con JB. Ma viene fatto fuori da Genius. Ancora Fedain con Sharon. Non riesce ad uccidere, peccato, che sfortunato Fedain. Ragnar spazza via il gas con il suo Landau. Gabover che recupera la borsa. Fortunato qui Ragnar. Viene ucciso dalla macchina con il Landau. Fedain recupera la borsa. Fa fuori due di loro. Ma Frankie recupera la borsa con Chun-Li. Vediamo se Joronin riesce a recuperare la borsa, a fermare la squadra nemica. Frankie ancora sulla borsa. Tentano i ragazzi di combattere i zombie che sono molto fastidiosi, ripeto, questa mappa. E la partita volge al termine. La prima partita della serata. ITV contro Morty. Vediamo i capi. Millaberti con Moses, Shotgun, Macete, Mina Lamor e Smart Bomb. Frankie come giocatore di valore con la sua Chun-Li, Shotgun, Macete, Mina Lamor e Smart Bomb. Ed infine Ragnar con il suo Dutch, Rotogun, Iniettore, Landau e Adrenalina. A voi i risultati. Vittoria per i Mordi 100 a 20 in questa prima partita della giornata. Volete aggiungere qualcosa, raga?
Niente, diciamo che subito la prima ha rotto il concetto che dicevamo punti, 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 però ripetiamo, una mappa particolare, Sì, molto fastidiosa. devi allenarti parecchio qui, devi imparare a gestire un po' il tutto. C'è da Sì, dire sfortunato fastidiosa. Fedain, era riuscito a recuperare la borsa all'ultimo, peccato, ma sarebbe stato comunque un lungo cammino a recuperare. Allora, Yanka, welcome, sister. Ciao, Eka. Zarova. Welcome, Zaibal, Bled. Nahui. Bene, ragazzi, quindi adesso vedremo le medesime squadre, i TV contro Mordi, nella partita di ritorno, battersi sulla mappa Ship, come abbiamo già detto prima. Se vuoi andare ad avvisare le squadre, se sì, Sì, vado subito. partiamo. Puoi aggiungere qualcosa nel frattempo, Danilo? Sì, diciamo che voglio dire, i Mordi molto più organizzati, insomma, è stata una partita un po' così, sembrava quasi un Fedain contro tutti, Sì, sinceramente, Cesare. molto bravo, Fedain. Sì, molto bravo lui, Però però purtroppo da purtroppo solo, insomma, non può scalarsi con una squadra. da solo è molto difficile, ecco. Sì, esattamente. Entrato Ripropongo Stefano. i risultati di ieri, raga, per chi se li fosse persi. So, we have a game, guys. Map ship. Bene, vediamo i Mordi al centro della mappa. Già a prendere posizione per recuperare la borsa. Molto compatti in questa situazione. Sono tutti in avanti. Possiamo vedere Mila Berti che mette le mine per uccidere il nemico e non farlo arrivare sulla borsa. Già pronto lui sulla borsa, la recupera, ma è in seconda vita, viene supportato dalla sua squadra. Franky recupera la borsa in questa situazione con Slowey, sì, supportato da Ragnar e Genius, attiva il suo gas come speciale di Slowey. Vediamo Mila Berti sulla destra della mappa che mina per non far arrivare insomma nella sua base il nemico. Franky uccide Fedain con la Raymor, Warlock, Noise. Mila Berti va in seconda vita con Moses. Possiamo vedere l'eccellente lavoro dell'MD che disattiva tutto ciò che fa cadere Diana, compreso il suo drone. Ancora Ragnar con Franky e Genius a proteggere la borsa, subito il respawn di Warlock e di Mila Berti. Noise viene fatto fuori da Warlock. Ragnar uccide Fedain. Vediamo al centro della mappa Italian War con Darius che cade giù per la smartbot di Mila Berti. Ancora Italian War viene fatto fuori da Mila Berti, il quale a sua volta muore per mano dello stesso. Smart Bomb che non riesce ad uccidere Noise, il quale avanza per pushare la borsa, ma viene fatto fuori da Ragnar. Genius uccide Fedain, Mila Berti, Darius. Vediamo difesa compatta dei morti in questa situazione. Questa lane potrebbe essere fatale per chi sta in prima linea. Mila Berti uccide Darius, Italian War Warlock. Organizzando al push per recuperare la borsa. Vediamo il full stop in questa situazione. Fedain che cade per mano di Franky. Ancora Warlock con Slowey. Possiamo vedere in questa situazione il doppio Slowey da parte di Franky e da parte di Warlock. Italia War che uccide con la sua Mila Berti. Sul lato destro della mappa Noise che cade giù per la Lemur di Franky.
supportato da Darius e Fedain, il quale è Moses, Landau che non va a buon fine, Genius, ancora Darius con Zloy e Tomahawk, 95 stelle attualmente risultato, Landau che viene subito respinto, Fedain ancora sulla forza ma è da solo purtroppo. Noise ancora con Zloy, ma la partita si chiude. Vittoria ancora per i Mordi. Vediamo insieme i capi. Ragnar con Dutch, Assalto, Iniettore, Landau e Adrenalina. Giocatore di valore con Frankie, Zloy, Shotgun, Macete, Leymor e Gas Zloy come speciale. Ed infine vediamo Warlock con il suo Sharon, PTU, Macete, Opticamo e Mina Leymor. Statistiche. Vittoria per i Mordi 100-7. Questa direi che fa molto male. Fa molto male questa vittoria. Purtroppo sì. Salutiamo questa... Berserk. Sì, benvenuto Ale. Allo Fidi, welcome bro. Allo Mazen. Allo Ceto, our lady. Welcome. Alleluia. Fizzy. I'm fine, bro. Thanks. You? All good? Yeah, GG. GG for Mordi. Dani, stavi aggiungendo qualcosa? Perdonami, ti ho subito stoppato. Dimmi. No, no. Questa partita non c'è stata proprio storia. E niente. C'è poco da commentare questa partita, obiettivamente. Cioè... Buonasera da parte di Berse. Ciao Ale, ti salutiamo io e Danilo. Buonasera. Ciao Ale. Bene ragazzi, vediamo il programma insieme. Adesso, I'm happy for this bro. Vedremo adesso scontrarsi le Ladies contro i Soul. Partita di andata e ritorno. Andata su area e ritorno su depot. Bene, vedremo bene. Vedremo tra non molto. Se Stefano mi dà conferma di questo. Ti confermo. Ciao Ciro. Benvenuto Ciro. Allo Genius, welcome bro. Allo. Allo Mordi, welcome. Welcome bro. Thanks for support, guys. Thanks. Non vi dimenticate il tasto mi piace, raga. Beh, allora io andrei ad avvisare le squadre. Sì, Stefano, vai. Io nel frattempo inserisco il codice. Beh, le nostre ragazze... ritornano in pista. Vediamo qui su come si comportano. Non mi offendere. Ah, è Genius. Danilo Prodi non si può sentire. Let's go, ladies. From chat. Yeah, GG's to ITV, too. Yeah, GG's. Quindi Ladies contro So. Ok, squadra avvisate, dovremmo iniziare tra poco. Perfetto. Dai, non vediamo l'ora, dai. Stay tatti, stay cool. Ecco. And remember, vediamo. Non si saranno parte. Bled.
Stefano c'è qui. È andato via. Eh sì, sarà andato ad avvisare perché il codice non funziona ancora. Non vi dimenticate, ragazzi, di supportare anche il canale di Air Jordan, mi raccomando. So, we have a game, guys. Let's go. Lady against Soul on map area. Bene, vediamo subito le ladies con il landau da parte di Leia a salire le scale. Antonio da parte di Soul. Vediamo per la prima volta Tato subito sulla borsa con Chloe per uccidere i fastidiosissimi zombie, ma viene fatta fuori da Destroy che recupera la borsa, viene tesserato da Chen-Li, ma c'è la squadra a supportarlo. Vediamo Leia con Moses in questa situazione al centro della mappa sul top centrale. Ancora Destroy sulla borsa, supportato e spruzzato da Vito. Vediamo nel frattempo che Diana mina con il suo drone Airstrike da parte di Big Man, che uccide Princess. Kami fa fuori Asora, la quale fa fuori Kami con la sua smart bomb. Tato uccide Destroy. Headshot con la propria mina. Kami cade per mano di Leia, che recupera la borsa con Moses e scappa via, portando la borsa al salvo per il momento. Ancora verso la sua base, supportata da Asora, Big Mama e Queen, che muore per mano di Princess con una mina sganciata dal drone di Diana. Guardi e Ben che manda in seconda vita Leia. Ancora Antonio al centro della mappa con Vito e Destroy sulla borsa. Vediamo se riesce a far fuori. Sì, riesce a far fuori Big Mama, ma cade per mano di Ceto. Vediamo sulla sinistra della mappa Kami con il suo cecchino. Vediamo se riesce a far fuori Ceto. Non ancora, ma la lascia in seconda vita. Vito al centro della mappa con Dutch. Airstrike da parte di Big Mama, che uccide Antonio e Kami. Doppia kill da parte di Big Mama in questa situazione. Leia fa fuori con il machete Princess. Ancora Big Mama. Vediamo Antonio con Sharon, che viene intercettato dalla Diana di Ceto, che ha la borsa. Destroy e Princess sul lato sinistro della mappa. Vediamo le ladies in questa situazione chiuse per difendere la borsa. Big Mama in prima linea con il cecchino, spruzzata da Queen. Destroy, spruzzata da Vito. Bel push da parte di Queen. Sora fa fuori Antonio. Destroy che va in seconda vita, uccidendo con la rupara Ceto. Princess fa fuori Queen e Sora e anche Destroy con la sua mina, ma sfortunatamente la borsa rimane ancora in casa delle ladies. Subito di supporto Ceto, Queen, Big Mama e Asora a difendere la borsa tenuta da Leia. Big Mama fa colpito Kami fuori Ceto con la sua smart bomb. Destroy viene infastidito e viene mandato in seconda vita dal gas, il quale muore per mano di Asora. Kami sul lato destro con Apollo viene ucciso da Asora. Ancora Ceto con Zoe Gas a supporto dalla borsa. 73 a 33 il risultato attuale. Big Mama che fa fuori Vito. Destroy rimane con poca vita, ma viene ucciso da Leia. Ancora le ladies con la borsa. Queen respawnano le ladies, portando la vittoria a casa. Vittoria per le ladies. Vediamo i capi. Big Mama con Snake Sniper a Boo, Machete, Airstrike ed MD. Giocatore di valore, in questo caso Leia con il suo Moses, Rotogan, Machete, Adrenalina e Nandau.
Ed infine vediamo la nostra Queen con Dutch PTU iniettore, difesa missili e RTFM. Risultati: vittoria per le Ladies 84 a 35. Risultato finale. Bella partita. Bella partita, anche da parte dei So. Puoi aggiungere qualcosa, Stefano, Danilo, volete aggiungere qualcosa? Ciao Roby, Beh, benvenuto, buonasera a te. insomma, le Ladies ormai non sono una sorpresa. Hanno confermato il buono fatto finora in questo torneo. Hanno vinto meritatamente lo scontro con i Sow. Ora vedremo il ritorno, se i Sow si organizzeranno meglio. Che mappa usano al ritorno? Il ritorno dovrebbe essere Depot, giusto Ste? No, Sarà una giustissimo, mappa perfetta. giustissimo. No, 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 sono qua, giustissimo. Depot è la mappa di ritorno. Allora, I kill you, welcome bro. Allora, thanks for support. Beh, su Depot Yeah, potremmo ladies strong team. vedere Yeah, of course. un match diverso. Vedremo. Vai, Ste, vuoi andare ad avvisare i ragazzi? Vado Io subito. nel frattempo inserisco il codice. Ciao Ivan. Hai mangiato, Ivan? Yeah, ladies on fire again, yeah. Yes. Bene, dovremmo partire a momenti, ragazzi, con il ritorno delle due squadre, Ladies contro Sow. Nel frattempo vediamo in chat che volano i cuoricini. Sì. Grazie per i cuori, ragazzi. Non dimenticate mi piace, mi raccomando. Don't forget to hit the like button, guys. Thanks for support. Earth on fire here. Cuoricini infuocati. Cuori infiammati, sì. Cuoricini di panna turgidi ed infiammati. Sì, Danilo, ora tocca lavare i piatti. E beh, ti tocca, Ivan. Collaboration, Bled, collaboration. With your wife, Bled. Hello! Beh, se si muove a lavare i piatti, Ivan, che ti aspettiamo? It's the vaffanculo button. Don't forget to subscribe to YouTube channel from Air Jordan, guys. Don't forget. So, we have a game. Let's go! Ladies against Sow on Depot Map. Bene, vediamo subito i Sow fiondarsi sulla borsa. Destroy di prepotenza sulla borsa. Airstrike che non va a buon fine da parte di Big Mama. Destroy sulla borsa. Rincorso dalla Smart Bomb fastidiosissima. Asora ne tesera 2. Ma viene fatta fuori da Kami con la sua Smart Bomb. Vediamo sul lato destro della mappa. Ceto, Big Mama e Queen, la booster della squadra. Big Mama fa fuori Prince e Kami. Da dietro, Charon, che viene fatto fuori da Queen, Antonio. Leia sulla borsa. Bel push da parte delle Ladies qui. Leia recupera la borsa, supportata dalla propria squadra, che la chiude salvandola dal contrattacco nemico, ma c'è ancora Antonio con Sharon che la manda in seconda vita. Ancora Antonio viene fatto fuori da Ceto. Lei cade giù per mano di Antonio. Asora sulla borsa lancia una smart bomb, ma per adesso non c'è nessun nemico.
nei paraggi. Ancora Big Mama con il suo Snake Sniper, a sola sulla borsa, il respawn di Queen, Leia in prima linea, scusate, con Moses. Princess va fuori con la sua granata Chaton, Big Mama uccide Kami. Leia cade per mano di Destroy, che viene spruzzato da Vito, e riesce a buttare giù, mamma mia, tre di loro, Destroy. Vediamo se Vito riesce a recuperare la borsa, ma c'è Ceto a infastidirlo, che alla fine lo uccide recuperando la borsa con Zloy Gas, subito supportato da Queen. Leia, che uccide Kami, Princess viene uccisa da Ceto. Antonio, già in base nemica con Sharon, rimane in attesa del push della sua squadra per dar fastidio anche lui. Big Mama viene fatta fuori da Antonio, il quale muore per mano di Queen. Bellissimo push da parte dei Saw qui, che recuperano la borsa con Destroy. C'è ancora Leia in prima linea, ma viene fatto fuori dalla lupara di Destroy. Nel frattempo vediamo Trenino Thomas che passa indisturbato. L'unico suo nemico può essere Owen, al quale non può fare nulla, aggiungo. Asora, al centro della mappa, rimane in attesa della sua squadra. Vediamo sul lato destro Ceto, che fa fuori Kami Apollo con il PTU. Ancora Destroy, con la borsa, uccide Leia. Ceto recupera la borsa, vediamo se Kami riesce a recuperarla, ma cade per mano di Big Mama. In questo momento, che fa fuori 3 dei Saw, dando la possibilità a Ceto di recuperare la borsa con il suo Zloy. Antonio fa fuori Queen, quindi al momento le ladies rimangono senza booster. Ancora Princess con la sua granata, che fa fuori Asora. Destroy al centro della mappa, viene mandato in seconda vita per poi morire per mano di Ceto. Antonio con Sharon fa fuori Big Mama, ma viene ucciso da Ceto. Leia uccide Vito. Kami con il suo cecchino viene ucciso dal Landau con la macchina da parte di Leia. 68-45 attualmente il risultato per le ladies. 10 secondi alla fine del match. Parte effetto da parte di Vito, che viene ucciso da Big Mama. Vediamo il Landau Destroy, che non va a buon fine, lasciando 3 ladies in vita, e portano la vittoria a casa. Ancora vittoria per le ladies. Vediamo i capi insieme. Big Mama con Snake Sniper, AV, Machete, Ice Strike ed MD, la nostra Yanka. Ceto come giocatore di valore con il suo Zloy, PTU, Machete, Gas Zloy speciale e difesa missili. Ed infine vediamo Queen ancora con il booster della squadra Ladies, con Dutch, PTU, iniettore, MD e RTFM. Statistiche: vittoria per le Ladies 79-47. Faccio una cosa nuova, ovvero vediamo le statistiche nel dettaglio. Quindi Ceto con 35 punti, 7 uccisioni, 2 morti, 7 assist. Asora 14-2-6-5. Big Mama 13-13-5-3, Leia 12-8-6-2, Queen 5-5-4-14, e dall'altro lato vediamo i Saw con Destroy con 33 punti, 9 kill, 6 morti e 2 assist, Antonio con 7-7-9-1, Princess con 4-4-5-1, Vito con 2-2-7-7 ed infine Kami a chiudere il risultato con 1-1-8-0. Ciao Fede, benvenuto. Bene, io ho visto i Saw in questa partita più decisi. Hanno combattuto molto meglio della prima. Sono stati molto, molto sfortunati, purtroppo avevano solo un Rotogan. Perché Vito giustamente si concentrava più a iniettare Destroy che non a pushare, però ottimo lavoro anche da parte dei Saw. Le ladies sono molto più compatte, molto più organizzate. Comunque anche i ragazzi hanno fatto per me in questa partita un ottimo lavoro. Vuoi dire qualcosa, Dani? Beh, è già detto tutto tu. Confermo quello che hai detto.
È stata una partita più combattuta, i So sicuramente hanno giocato meglio, però le nostre donne, le nostre lady sono molto organizzate, sono preparate e si vede in questi incontri soprattutto. Brave, complimenti a loro, complimenti a tutti comunque. Certo, ovviamente e indubbiamente. Bene, ragazzi, rivediamo il programma odierno. Quindi adesso ci prepareremo per vedere ancora le ladies scontrarsi contro gli old boys, penso capitanati da Pierc. No, giusto? Sì, Se, ah, benissimo, giustissimo, non ho giustissimo. sbagliato. Benissimo. Purtroppo i giocatori, insomma, le squadre non le conosco a memoria, però a volte potrei sbagliare, però per fortuna stavolta mi è andata bene, va. Quindi vedremo, dicevo, le ladies contro gli old boys scontrarsi nelle partite di andata e ritorno, andata su area e ritorno su ship. Se Stefano mi dà conferma di questo. Confermo, confermo. Benissimo. Sia l'andata che il ritorno. Perfetto. Se nel frattempo vuoi andare ad avvisare i ragazzi, così io nel frattempo Vado inserisco il codice, subito. va bene, a tra poco. Yes, Berserk, yes. GG from for ladies and for so, of course. Quindi bene, ladies contro old boys al momento. Partita di andata sulla mappa area 39. Inseriamo il codice. Ripropongo i risultati di ieri, ragazzi, per chi se li fosse persi, così li possiamo vedere nel dettaglio. Ringraziamo ancora una volta Simone Tsunami per le splendide grafiche Grande, che ci ha offerto. Grazie ancora, Simo. grande Un bacione grande Simo, che ci grande segue Simo. sempre, comunque, dovunque, dietro le quinte, il grande Simone. GG's, Yanka. GG's. You are needed now for next game. Hello, I'm Daller. Welcome, bro. Don't forget to hit the like button, guys. Don't forget the super chat if you wanna support me. Thanks all. Thanks for support. Don't forget. Bled. Sometimes macaroni, sometimes English. Vaffanculo. Subscribe to the channel for support, guys. My channel and Air Jordan YouTube channel. Don't forget it. Mi raccomando, bleh. Vediamo se siamo pronti. So, let's go, guys. We are ready. Ladies against old guys. Old boys, sorry. Vediamo
abbiamo gli Old Boys con la borsa in questo momento della partita, Leia che pusha con il suo Moses ma viene fatta fuori da due Rockan, Scanna con Moses e Pierre con JP. Vediamo Big Mama sul lato destro della mappa con il suo Snake Sniper, Air Strike che fa fuori Atemont. Vediamo Ceto con JB in questa situazione che fa fuori Pierre. Leia butta giù Scanna, ancora Leia con la vita piena nonostante non ci sia il boost, ma cade giù per mano di Feso. Ceto che uccide Feso. Ancora Danilo, che è successo? A posto, raga? Sì, no, era un discorso ulteriore. No, scusami, non ti volevo interrompere. Big Mama che fa fuori Scanna, ancora butta giù Atemot. Scott con il suo David Booster, possiamo ammirare il nuovo, penso la nuova skin di David, se non vado errato. Sì. Big Mama e Strike. Pierre che fa fuori Queen e Big Mama con il suo JB Rotoga. Ancora Leia. Rimane con poca vita. Ancora Air Strike, Big Mama che non va a buon fine. Atemot uccide Big Mama, 66-11 il punteggio attuale da parte degli Old Boys. Air Strike che fa fuori Asora. RTFM Queen che butta giù due di loro, ma Pierre recupera la borsa. Viene ucciso sbadatamente da Atemot con la sua torretta. Scanna viene ucciso da Big Mama. Queen che fa fuori la borsa con il suo RTFM, Pierre la recupera ma viene infastidito dal cecchino nemico. Sora fa fuori Pierre, bel push da parte delle Lady Screen. Vediamo se riescono a buttare giù Scanna. Ancora c'è spruzzata ma viene fatta fuori da Atemot. Feso recupera la borsa facendolo rimanere ancora in casa in base degli Old Boys, scusate. 81 a 21, scusate, il punteggio attuale a 28 secondi dalla fine. Big Mama fa fuori Pierre, ancora Ceto con Zloy Gas che infastidisce la squadra nemica. Smart Bomb che viene annullata dalla MD, assoluta qui questa azione. Atemot fa fuori Leia, ancora qui in Atemot. Big Mama uccide Scott, Feso, Ceto, rimangono in due sulla borsa i Old Boys, e la partita volge al termine. Vittoria per gli Old Boys. Vediamo i capi. Scott con la nuova skin e il nuovo cappello di David, con shotgun, iniettore, MD e adrenalina. Giocatore di valore Feso con il suo Zloy, shotgun, macete, gas Zloy speciale e bomba intelligente. Ed infine Big Mama con Snake Sniper, AV, macete, Air Strike e difesa missili. Risultati: vittoria per gli Old Boys 97-26. Vediamo le statistiche nel dettaglio. Feso con 37 punti, 5 kill, 4 morti e 3 assist. Scott 29-1-4-21 assist, complimenti da parte di Scott con il suo David. Atemot 14-10-4-3, Pierre 10-10-7-3, Scanna 6-6-7-8. Dall'altro lato vediamo le Ladies con Big Mama con 8 punti, 8 kill, 6 morti e 3 assist. Leia 6-6-7-6, Queen 5-5-5-9, Ceto 4-4-6-1 ed infine a chiudere la partita Asora con 2-2-9-1. Thanks, I kill you, bro. Thanks for support and for donation of 2 euros. Thank you, bro. Yeah, good defense.
from Old Boys. Senti, Ivan, direi di aspettare con la domanda perché dobbiamo fare ancora il ritorno, Stefano. Sì, esattamente, dobbiamo giocare Allora, in casa Ivan, degli facciamo, Old sì, Boys. facciamo il ritorno, Old Boys, Ladies, e poi magari parti con la domanda, d'accordo? Dopo quest'altra partita fai la domanda. Grazie per i cuori, ragà, e grazie per il supporto dei 2 euro. Grazie. Bene, quindi Ladies contro Old Boys, partita di ritorno su Ship. Giusto, Ste? Giustissimo, vado ad Sì, vai ad avvisare la avvisare le squadra. squadre, perfetto. Noi nel frattempo inseriamo il codice. Ciao Stefano, benvenuto bro. Stay tuned and vaffanculo. Quindi Ladies contro Old Boys sulla partita di ritorno sulla mappa Ship. Vediamo se i ragazzi sono pronti. Perfetto. Sì, mi hanno appena dato la conferma. Da pochi secondi per muovere il game. Ecco qua, stay tuned, stay vaffanculo. Ottimo, Ivan, Of ottimo course, consiglio. bro. So, we have a game, guys. Let's go. Again, old boys against ladies. Vediamo subito gli old boys spruzzati da Scott. Tutti insieme in questo momento. Scanna che va in seconda vita uccidendo Leia. Quindi uccide Faso. Ancora Quinn che butta giù. Grande prestazione di Quinn qui. Che uccide Scam e Pierre con il suo XL20 fatale, direi, impeccabile e che non perdona. Subito le Ladies difendono la borsa con Quinn con Zloy, Asora Chen-Li, Ceto Diana, Leia Moses, questa volta con lo shotgun anziché il robot. Vediamo Leia che mina. Viene uccisa da... Ah no, uccide se stessa con il Natao. Scanna. Ancora Quinn che uccide Scanna. Ancora Quinn che uccide Piet. Conosce vergogna proprio Quinn, eh. Viene fatta fuori da Peso che recupera la borsa. Vediamo se la riesce a portare in base. Mamma. Con il suo Sharon. Silenziosissimo come un samurai. Fa fuori Scott. Ancora scompare. Peso che ha ancora la borsa, gli Old Boys che difendono la borsa in maniera veramente compatta e astuta. Ancora Peso fa fuori Ceto, Scanna uccide Quinn, Big Mama con il suo Sharon al centro della mappa, rimane in attesa della sua squadra. No, malissimo questa Lamor.
e risulta fatale per lei. Leia, con il Landau, non riesce a fare granché, è mandata in seconda vita. Quinn, sul lato destro della mappa con Zloy, peso ancora sulla borsa con il suo Zloy, immune al gas. Pierk, sulla sinistra della mappa con Miro. Scott, che nel frattempo inietta tutta la sua squadra, ma soprattutto Atemot, che è il cecchino che sbaraglia il nemico. Ceto con Diana, che è uccisa da Scan. Lei è ancora sulla destra, che muove un MD, ma viene fatta fuori da Gassi Pierk. Scan uccide sbadatamente con il suo Landau Pierk, ma rimangono ancora in quattro sulla borsa gli Old Boys. Big Mama è a sola. High Strike da parte di Atemon, che fa fuori due ladies. Asora e Big Mama. Lei ha ucciso Scanna. Keto viene fatta fuori da Atemon. Parche e Betty Quinn, che in questa situazione fa fuori due Old Boys, ma viene uccisa da Scanna. Ancora loro sulla borsa. Cot che inietta Pierre, il quale lancia il gas di Miro, che è molto più pericoloso del gas di Zloe, fa molto più danno. Scanna uccide con il Landau Ceto, Quinn feso e feso Quinn. Qua è un botte risposta continua. Pierre lancia il gas per supportare il suo amico Atemo con il sniper. MP, scusate. Kanna uccide Asura con la smart bomb. Strike di Big Mama, supporta l'MP. Quinn fa fuori con il suo RTFM Pierre e Atemo Quinn. Ancora Scanna su Leia, che la uccide. Landau da parte di Scanna, che non va a buon fine. Vittoria per gli Old Boys ancora, 93-31. Vediamo i capi. Scott con il suo David Shotgun iniettore MD ed adrenalina. Feso con il suo Zloy Shotgun Macete, Gas Zloy Speciale e Landau. Ed infine la nostra Big Mama Yanka con PTU, Macete, Opticamo e Leymor. Statistiche. Vittoria per gli Old Boys 93-31. Vediamo i risultati. Feso con 47 punti, 7 uccisioni, 4 morti e un assist. Scott 21, 1, 2 e 22 assist, non pochi, complimenti a Scott con il suo David. Scanna 14, 14, 4, 1. Atemot 7, 7, 4, 5. Pierk 1, 1, 5, 6. Dall'altro lato vediamo le ladies con Quinn, punti 22, uccisioni 10, morti 6, assist 0, Big Mama 4-4-8-0, Ceto 2-2-5-0, Leia 1-1-8-1 e per finire Asora 0-0-6-3. 93-31 per gli Old Boys. Vuoi aggiungere qualcosa, Ste? No, volevo semplicemente dire sorpresa degli Old Boys stasera. Devo ammettere che non mi aspettavo che facessero due partite così nette, così secche, anche perché sono passati da due mappe completamente diverse, eppure hanno avuto la costanza e l'impegno, probabilmente hanno studiato davvero bene le tattiche per stasera. Sì, sì. Grandi ragazzi, complimenti a loro, assolutamente. E no, volevo aggiungere una piccola parentesi. Che Scott mi sa che gli ha dato una pompata al suo David, non farà ieri oggi, perché ho notato 4-5 stelle, 9 talenti, difatti i risultati si vedono, ho avuto una media di 20-21 aiuti in due partite, mi spiace Kingio, ma mi sa, esatto, Kingio, mi sa che sei un netto rivale. Giovannino, ti viene la paura. So guys, let's go for question time. Ivan, sei pronto per la domanda? Question time, Bled. Ivan, ci sei? Vada, Duca.
Ready with your ID, guys. Giordano, question time. Ivan! Oh! Ci sei? Ivano? Dai, che non possiamo andare avanti, per Dio. Niente, massaggio da no, eccolo qua. Questo è Hello! un Eccolo qua. question time. Ma ti perdoniamo. You ready, guys? Nel frattempo mostro il programma odierno ancora una volta. Vedremo Old Boys contro Sexy. Partita accesa, direi. Quant'è la forza base dell'RPG? Nel frattempo riscattiamo le ricompense che non ci bastano mai. Siamo prossimi ai 26 milioni di silver. Tac. Non tutte le domande sono così, ma guarda capo come usa il traduttore. Macaroni translate from Gabober. Stai ricordati i codici? Sì, assolutamente, mi sto già muovendo. So, we have the winner or not? I think yes. We have the winner. I kill you? Yeah. Bene, ragazzi, vediamolo insieme. Quindi vediamo l'RPG che di base ha 16.000 di danno. So, I kill you is the winner. Congratulations. Bled. Bene ragazzi, quindi adesso vedremo battersi nelle due partite di andata e ritorno gli Old Boys contro i Sexy. L'andata su Ship, il ritorno su Area. Mi dai conferma, Ste? Ti do conferma. Perfetto. Se nel frattempo vuoi andare ad avvisare le squadre, Aspetta. così ci portiamo avanti. Grazie. Quindi adesso tocca a te giocare, Ivan, o ti riposi oggi? Thank you, Yanka, for donation. Thank you for 2 euros. Thank you, I love you. Thank you again.
Ah, quindi sei di riposo, sei in panchina allora, va. Non vogliono, non vogliono rookie stasera. Ok, squadra avvisata, c'è due. Ivan dice, oggi niente, non vogliono rookie. No, non ti preoccupare, Ivan, stai tranquillo. Stai tranquillo. Stai, vuoi andare a vedere che è successo? Che qua non parte ancora il codice? Va bene, vado. Grazie. Ok, Ivan, grazie. Così possiamo fare un po' di telecronaca in English. E non solo in macaroni language, bled. So, we have a game, guys. Let's go. Sexy against Old Boys. Abbiamo Kingio con la nuova skin di David. Ganna, Scott e Atemot. Questa sarà una partita hard. Tutta italiana. Jedi, quasi. Jedi. Teso con il suo Zloy iniettato. Da parte della squadra nemica viene tesserato e fatto fuori da Ciro Napoli. Il cuore muore per il gas difeso. Inca sulla borsa. Viene iniettato da King. Landau da parte di Scanna. E rimane con poca vita sul lato destro della mappa. Viene ucciso da Jedi. Osmosis. Airstrike. Che non va a buon fine. Vediamo prima con lo sniper AV. Landau. Vediamo gli Old Boys tutti sul lato destro della mappa. Pierre viene fatto fuori da Pino, che uccide anche Feso. Atebot iniettato da Scott. Pino fa fuori Atebot. Pierre fa fuori Pino e uccide ancora Napoli. Ika fa fuori Pierk. Non hanno in questo momento... Ah no, ce l'hanno il booster. Sì. Il sexy ancora con King e David. Teso viene fatto fuori dalla smart bomb di Napoli. Pino uccide Atemot. Ancora Scott uccide Napoli e Pino uccide Pierk. Ika sulla borsa, iniettato da King. Landau da parte di King. Ancora scanna Landau, che non va a buon fine. Un attimo di lato. Preso fa fuori Jedi. I sexy rimangono in 4. Vediamo grande prestazione da parte di Scott, che spruzza la sua squadra. Ancora Pino fa fuori Preso. Landau, forte risposta. Pietro viene ucciso da Ika. Jedi spruzzato. Ika fa fuori Scott e Atemo con il suo JB roto. Vediamo Napoli che pusha con Zloy su Scanna. Rimane con poca vita. Ancora Ika, Pino uccide Peso, Scanna uccide Napoli, Pino ancora uccide Pierre. Vediamo Scanna pusha ma viene ucciso da Jenny. Sul lato sinistro vediamo Atemo con Snake Sniper ma viene abbattuto da Pino. 86 a 10 attualmente risultato. 88
87. Pino ancora con JP Sniper. Napoli. Pica fa fuori peso. Ancora Scanna. Viene ucciso da Pino. Rimangono compatti sexy qui. High strike. Guarda di Apple che non fa buon fine. Jenny. La partita volge al termine. Vittoria per i sexy. Vediamo insieme i capi. King con il suo David Shotgun, iniettore, mettitore Landau e difesa missili. Ika come giocatore di valore con JB Rotogun, Shotgun, Landau e Adrenalina. Ed infine Pino, il nostro presidente, con JB AV Sniper, Shotgun, MD e Adrenalina. Risultati 100-11, vittoria per i sexy. Vediamo le statistiche. Ika con 79 punti, 7 kill, 0 morti, 6 assist. Pino 14-14-1-3, Jedi 6-6-5-5, Napoli 2-2-5-4, King 0-0-0-24 assist. Complimenti a King. Dall'altro lato vediamo la squadra degli Old Boys con Scanna, punti 3, uccisioni 3, morti 7, assist 0. Scott 2-2-3-2, Feso 2-2-7-0, Pierk 2-2-8-2 ed infine Atemot 0-0-6-2. King, il king del boost. Vuoi aggiungere qualcosa, Ste? No, che dire. Dovevano affrontarli in modo diverso, una squadra totalmente diversa rispetto alle precedenti. Sono comunque giocatori ben navigati e di esperienza. Bisogna saper giocare in un certo modo. Però onore sempre anche agli sconfitti. Sì. Sempre. Bene, quindi vedremo la partita di ritorno adesso sulla mappa area. Confermo. Vai a, se vuoi andare a dare via alle squadre, stai? Grazie. Quindi area, la prossima mappa. Ci sei, Cesare? Sì, let's go guys. We have a game. Ottimo, perché sono stati rapidissimi ragazzi stavolta. Perfetto. Ci stavano quasi anticipando sul tempo. Vediamo Diana che sorvola i ciri con il suo drone, mine. Scanna sulle scale con Pierk. Ancora Scanna in base nemica fuori Napoli. Vediamo Jerry. High Sky in base di Atom che fa fuori Ika. King sulla borsa con Jerry. Scanna la recupera. Jedi fa il Landau con uccidendo Scanna e Pino uccide Peso. Vediamo se Pino riesce a recuperare la forza. Scott lo fa fuori. Vediamo in questa situazione Piet con Celli Rotogan. Miracolosa questa MD che contrasta l'RPG nemico. Peso con Zloy Gas. Lato destro vediamo il push dei sexy con Jedi in prima linea. Ora viene tesserato da Cellini. Yet viene ucciso da Jedi. 4 degli Old Boys
vengono fatti fuori dai sexy. Ika uccide Atemot e Scott con la macchina. Pino, sulla borsa, viene subito fermato da Scott che lo uccide. Ancora Ika in base nemica con la macchina, viene fermato da Pierre e ucciso ancora da Pierre. Vediamo Jedi con Miro adesso, sì, Miro Rotodan. Pino con JB Snyder e King. Vediamo Scanna. Strike che non va a buon fine. Atemot ancora uccide Pino. Grande risposta in questa partita degli Old Boys, che mantengono attualmente il risultato 33 a 12. Ika con Ray viene fatto fuori da Pierre. Napoli muore per mano di Scott. Jedi sulla borsa con Miro Rotodan, viene ucciso da Pierre che uccide anche King. Atemot fa fuori Pino. Ancora Ika sulla borsa, uccide Scanna e Atemot. Vediamo se i sexy la riescono a recuperare. Ika recupera la borsa. Si chiudono bene i sexy. Ika subito sulle scale per portare in salvo la borsa nella sua base. Peso viene ucciso da Pino. Pierre con la sua Chun-Li viene fatto fuori da Pino con lo sniper. Ika rimane sulle scale con JB, tenendo la borsa attualmente. Landau. Vediamo Scan con Moses. C4 che fa fuori due di loro, fa fuori Jedi e King. Rimaniamo in attesa del push da parte degli Old Boys, ma attualmente non c'è nessuno avanti. Vediamo il respawn della squadra sexy. Pierre con Chun-Li scanna, che manda in seconda vita Jedi. Rimangono ancora in 5 i sexy in questa situazione. Peso viene fatto fuori da Pino. Ancora Napoli uccide... no, nessuno al momento. Danno ancora Piet, fa fuori Pino, ma viene ucciso da Ika. Abbiamo Peso con JB, viene subito ucciso da Jedi. E la partita volge al termine. Vittoria per i sexy. Vediamo i capi. King con David, Shotgun, Iniettore, Landau e difesa missili. Ika con JB, Rotogun, Shotgun, RPG e Adrenalina. Ed infine Scott con David, Shotgun, Iniettore, MD e Adrenalina. Risultato finale, vittoria per i sexy 69 a 46. Vediamo le statistiche. Ika con 43 punti, 11 kill, 4 morti e 4 assist. Pino 14-14-5-3. Jedi 8-8-5-9. King 2-2-4-21 assist. Napoli 2-2-4-10 assist. Dall'altro lato vediamo gli Old Boys con Scott, punti 28, scusate, uccisioni 4, morti 5, assist 5. Atemot 6-6-5-3, Pierk 6-6-7-6, Scanna 3-3-10-1 e per chiudere la partita Feso con 3-3-10-0. Bella partita questa. The Old Boys con... sì, esatto, esatto. Paradossalmente hanno fatto meglio in una mappa di trasferta che, sì, che quella loro. Hanno posto benissimo resistenza. Complimenti agli Old Boys. Esatto. Anche perché il divario non è stato poi così netto. Esatto. Alla fine. Bene ragazzi, vi propongo il programma odierno. Tra non molto vedremo gli Immortals battersi contro i Saw. Partita di andata su Tlensk. Partita di ritorno su Depot. Infermo. Perfetto. Io inizio a inserire il primo codice. Se vuoi andare ad avvisare i ragazzi, Ste.
gentilmente, grazie. Arrivo, vado. Ti aspetto. Quindi Immortals contro Saw, partita di andata su Tlecsk. Sheesh. Hello, Snow. Welcome, bro. Ok, c'è la squadra avvisata. Tra pochi Perfetto. secondi dovrò. So, let's go, guys. Bene, vediamo gli Immortals con il possesso della borsa sulla mappa Tlensk, Venom con Moses iniettato da Killer Khan David, Harmsway con JB, lancia un MP. Mangé ancora con JB. Vediamo sul lato destro della mappa i Saw con Destroy, Vito, Elisheva e Antonio. Arti e Fend da parte di Vito, che non va a buon fine. Destroy sulla borsa con Moses, ma viene fatto fuori da Venom. Con Sharon, penso. Sì, fa fuori Princess. Elisheva con la macchina. Mamma mia, qua. Destroy sulla borsa. Bel push da parte di Saw, ma Destroy purtroppo rimane da solo, perdendo la borsa. La borsa la recupera Venom con Moses, Antonio ancora con Sharon, viene fatto fuori da Venom. Harmsway e Venom con Kinyo sulla borsa. Kinyo va dal lato destro con Sharon. Vediamo il respawn di Mangé di Killer Khan. Mangé con Snack Sniper a V, penso. No, Frust 8. Antonio viene fatto fuori da Venom. Sulla sinistra Elisheva con Chun-Li, ma è da solo contro 4. Vince sul lato destro della mappa. Arti e Fend da parte di Vito, non va a buon fine. Vince, che viene fatta fuori da Mangé. Antonio ancora con Sharon. Uccide Killer Khan, ma viene fatto fuori da Venom. Ancora Vito, che spruzza Destroy. Rotogun Chun-Li e Taser a Destroy. Destroy uccide Kinyo, ma viene fatto fuori da Harmsway. Mangé con Snack Sniper. Ancora Killer Khan che boosta la sua squadra. Antonio con Sharon. Destroy fatto fuori da Mangé. Brutto push da parte dei Saw qui. 12 a 96 per gli Immortals in questo momento della partita, e la partita viene chiusa con questo punteggio. Vediamo i capi: Kineo con Sharon, Shotgun, Machete, Opticamo e Adrenalina. Giocatore di valore Venom con Moses, Rotogun, Machete, Landau e Adrenalina. Ed infine vediamo Killer Khan con David, Shotgun, Iniettore, Granata MP ed MD.
Risultato finale 100 a 12 per gli Immortals. Vediamo le statistiche nel dettaglio. Venom con 72 punti, 4 kill, una morte e 5 assist. Kineo 12-12, 5-1. Mangé 7-7-1-4. Armsway 6-6-2-5. E Killer Khan 0-0-3-10. Dall'altro lato vediamo la squadra dei Saw con Vito, punti 4, uccisioni 4, morti 6, assist 1. Destroy 3-3-6-3, Princess 2-2-6-1, Antonio 2-2-8-0 ed infine Elisheva con 0-0-6-1. La prima apparizione di Harm in Sì, questo torneo. sì, sì, sì. Prima Non male partita come esordio. direi. Esatto. Sì. Direi insomma un po' a Un buon senso comune. esordio. Sì, beh, ovviamente. Il problema dei Saw che sulle Sì. mappe larghe non hanno proprio potenza di fuoco proprio, per come la vedo io. Sì, esatto, armi da distanza ben poche. Diciamo che probabilmente Antonio non doveva insistere con quello Sharon più di tanto. Esatto. Avrebbe Credo dovuto che. appoggiare con un Chun-Li, se non mi risulta, lui ha una Chun-Li ben messa, un bel Rotogun, Sì. Anche Vito dietro. Avrebbe fatto la differenza perché sicuramente. Sharon, non avendo 10 talenti, purtroppo, già con 10 talenti riesce, cioè lo fai subito fuori perché c'ha veramente pochissima vita. In più, se non hai 10 talenti, Esatto. purtroppo non hai la possibilità di scomparire, quindi vieni subito ucciso. Esatto. Una volta individuato, diciamo, diventa un operatore fragile. Esatto, molto fragile. Bene, ragazzi, quindi vedremo sempre le stesse squadre. Sulla partita di ritorno sulla mappa Depot. Confermo. Vado a Perfetto, dare il via Sky. alle squadre. Benissimo, ti aspetto. Allora, giù, Cesare, un secondo per dire una cosa. Niente, giusto per il naturale svolgimento del torneo. I ragazzi sono in quattro in vocal perché purtroppo Arma ha problemi di connessione con Discord. Io comunque confermo che era in vocal la partita precedente e questa dovrebbe essere rientrato, ma l'ho visto subito uscire. Quindi non so se reggerà tutta la partita. In ogni caso, prima è riuscita a farla tutta e io tengo sotto occhio la situazione, ma ha problemi di Ho connessione. capito. So, let's go, guys. So against Immortals. High strike. Armsway. Fa fuori Destroy con il Landau. Quindi sta giocando comunque Armsway. Sì, giocando sì, ha problemi con Discord. Entra e esce, io lo sto vedendo che entra e esce. Ho capito. Kineo recupera la borsa. Va via con il suo Sharon, supportato dalla squadra. Ancora Killer Khan con il suo boost Dutch.
inietta la sua squadra. Airstrike da parte di Arthur. Archer Pen, Killer Khan che fa fuori Princess. Antonio con Sharon. Fa fuori Majay. Kino uccide Antonio. Destroy sulla borsa, ma è da solo. Riesce a far fuori Kino. Ma Venom uccide anche Venom, una qua a buon fine. Elisheva uccide il suo compagno di squadra, e uccide Venom, il quale viene ucciso da Harmsway. Mange con il cecchino, tenta di uccidere Destroy, ma lo lascia con metà vita praticamente. Antonio con Sharon, anche per divido che uccide Mange, Destroy sulla borsa. Ottimo push di Destroy qui. Grande push dei So qui. Recuperano la borsa. Fuori la borsa. Prince sulla borsa. Viene uccisa da Elisheva. Esattamente. Tito sulla borsa. Viene ucciso da Magie che recupera la borsa. Elisheva. Ottimo landout di Elisheva. E uccide anche se stesso. Immortals recuperano la borsa. Venom con il suo Moses. Ancora vediamo Harthaway. Antonio con Sharon. Qualche perdimento qui che uccide Antonio. Ancora vinto sulla borsa. Viene fatto fuori da Kino e uccide anche il suo compagno, ma va a rimanere in base alla borsa. La difendono molto bene in questa situazione. Antonio con Sharon viene ucciso da Venom. Armsway uccide Vito. Elisheva ancora viene ucciso da Mage. Vediamo Princess da sola sul lato destro della mappa. Viene uccisa da Mange. Antonio viene spottato dall'MP nemica. Ancora Destroy viene ucciso da Venom. Archie uccide Vito. Elisheva sulla borsa. Viene fatto fuori da Kino, il quale uccide anche Antonio. Princess nel frattempo uccide Mange con la propria mina, Diana. 23-96 il punteggio attuale. La partita viene chiusa. Vediamo i capi. Killer Khan con Dutch Rotogun, iniettore, RTFM e adrenalina. Kino con Sharon, shotgun, macete, opticamo e adrenalina. Ed infine Mage con il suo JB, frustotto, shotgun, landau e adrenalina. Risultato finale 100-23 per gli Immortals. Vediamo le statistiche. Kino con 53 punti, 9 kill, 3 morti e 3 assist. Venom 17-9-4-2. Mage 12-12-6-6. Harmsway 12-8-3-8. E Killer Khan 2-2-3-20. 20 assist. Complimenti a Killer Khan. Dall'altro lato vediamo i So con 23 punti. Elisheva 7 punti, 3 kill, 9 morti, 4 assist. Destroy 5-5-8-3, Princess 3-3-9-2, Antonio 3-3-10-0 ed infine Vito a chiudere la partita 2-2-8-4. Guarda, non sottovalutare questi Immortals comunque alla fine. Qua nel finale questa settimana si sono dimostrati davvero tosti. Sì. Partiti non al massimo, hanno degli elementi mica da ridere, ragazzi. Anche Arma non male, se si comporta bene sul campo. Sì, molto molto. Bene ragazzi, rivediamo il programma odierno e vedremo battersi
i Wolfpack contro i Sexy. Nella partita di andata su Ship e nella partita di ritorno su Area 39. Confermo. Perfetto. Se vuoi andare ad accertarti, Vado. Stefano, io nel frattempo Vado. inserisco il codice. Perfetto. Hello Antonio, Ica, welcome bro. Hello. Quindi Wolfpack contro Sexy. On chip map, give me a car. Penalties, bled. Hello, welcome. Vedremo le ultime quattro partite della serata, ragazzi. Look Fran with Pope Bled. Harold on ship. Helicopter. Bled. Ica, sponsor me. Vaffanculo. So, we have a game, guys. Let's go. Ok, Wolfpack against Sexy. Sì, ci siamo, Sven. On a perfetto. ship map. Cargo ship. Bled. Cargo bled. Cargo bled. Vediamo i Wolfpack. Ugo, suo arti e ben. Jenny. Ois uccide il suo compagno di squadra con una smart bomb. Napoli uccide Ois con il gas. Rindaller su Jenny che lo uccide. Ika uccide Fiddy. King sulla borsa, già pronto a recuperarla. Infatti la recupera spruzzando Pino. Si dilegua subito nella sua base, King, a difesa della borsa. Il nostro mini c'è. Fiddy uccide Ika. Vediamo l'astuta MD di King. Mamma mia, Ugo con il Landau uccide King. Ecco. L'ho sempre detto, come nomina un giocatore muore. Fiddy Esattamente. with Landau. King uccide Fiddy e Ugo con il suo Landau. Il suo David with fucking skin black. Spruzza Pino, il quale si accovaccia su se stesso con la V-Sniper. Guarda attorno, vediamo se qualcuno c'è intorno. No, o non c'è nessuno. Non c'è nessuno al momento. Fiddy con il Landau. Ugo, ancora Landau. DMP. Quindi uccide Napoli, King uccide Indaller. Jedi uccide Ugo con il Landau. Vediamo Fiddy che uccide Jedi. Viene fatto fuori da Pino. Fiddy. Napoli uccide se stesso. Buon Landau da parte di Ois in questa situazione. Indaller con Pollo. Vediamo il gas. Fiddy che viene fatto fuori da Pino. Vediamo Ika al centro della mappa con Push con JP. Ois al centro della mappa. E il Daller che nel frattempo va da un container all'altro con Apollo. Napoli uccide Ika. Rimangono in tre i Sexy.
Jedi rispawna Napoli sulla destra della mappa. Fino ancora quando è in seconda vita Fiddy, che viene ucciso da Jedi con il Landau. Ois uccide Jedi e il Daller viene fatto fuori da Napoli. Ois e Napoli, Iga uccide con la fisica Ugo, ancora Fiddy nella base nemica uccide Pino con un MP in faccia, ancora King sulla borsa, Pino respawna spruzzato da King, Winnie viene fatto fuori da Napoli. Rimane con pochissima vita. Sentiamo nel frattempo il rumore del dell'iniettore di Kingio. Napoli con la quattro. Winnie viene fatto fuori da Pino e la partita si chiude con la vittoria dei sexy. Vediamo i capi: Ois con Dutch, PTU, Macete, Landau e Smart Bomb. King, giocatore di valore, con David, Shotgun, Iniettore, Landau ed MD. Ed infine Pino, scusate, con JB, AV Sniper, Shotgun, MD e Adrenalina. Il risultato finale è con la vittoria dei sexy 95 a 22. Vediamo le statistiche. King con 48 punti, 4 kill, 2 morti e 8 assist. Pino 28-4-2-5, Ica 6-6-7-1, Jedi 5-5-6-1, Napoli 3-3-5-2. Dall'altro lato vediamo la squadra del Wolfpack con Eindaller 6 punti, 6 kill, 5 morti e 3 assist, Ois 6-6-8-1, Fiddy 4-4-6-1, Winnie 2-2-3-1 ed infine Ugo con 2-2-5-1. Questa era la partita di ritorno, giusto, Ste? No, di andata. Su ship. Sì, esatto. Adesso stiamo al ritorno su area. Perfetto, vedremo le stesse squadre battersi nella partita di ritorno su area 39. Quindi ancora che sto dicendo? Sexy contro Wolfpack. Scusate. Yeah, physic fight. Yeah, bro. Exactly. Quindi Wolf contro Sexy, partita di ritorno su area. Vai Stefano, io nel frattempo inserisco il codice. Pat Only Frank, Antonio, Lacticul. So, let's go guys, we have a game. Partita di ritorno su area 39, Wolfpack contro Sexy. TFM da parte di Ugo che non va a buon fine. Jedi uccide Fiddy. Vediamo la battaglia sul lato destro della mappa. Jedi, Ica uccide Eindaller e Ugo con Dutch Rotoga. RPG da parte di Ica. Vediamo Ois con Sharon che fa fuori Pino. Wolfpack questa volta sulla borsa con Ugo che viene fatto fuori da King. Winnie
Vediamo se riescono, sì, riescono a recuperare la borsa di World Park. Winnie sulla borsa con Diana. RPG da parte di Ika che uccide Winnie. Jerry viene portato in seconda vita dal Pechino e Daler. Ika uccide se stesso e Ugo con l'RPG. Pino sulla borsa. Ois uccide King. Pino lo fa fuori. Ancora. Vediamo Winnie. I Sexy retrocedono nella propria base difendendo la borsa. Landau che non va a buon fine. Headshot da parte di Napoli che uccide con la sua granata a gas. Winnie. Ika uccide Ugo e Fiddy. Doppia kill per Ika. Ois uccide Diana, ma viene fatto fuori da Pino. Vediamo Heimdallr con Snake Sniper. Viene fatto fuori da Pino. Ika muore sul lato sinistro della mappa. Pino con il suo cecchino fa fuori Fiddy. No, Ika uccide Fiddy. Jerry uccide Fiddy. Parti a tempo che non va a buon fine. Ancora vediamo i Sexy compatti sulla borsa. Macchina che viene fermata dagli oggetti. Anzi, torna indietro quasi dal mittente. Heimdallr viene indebolito da Pino. Jerry. Napoli uccide con la mina Ois. Heimdallr tenta di far fuori Pino ma non riesce. Winnie uccide Napoli. King ancora. Vediamo Fiddy con Miro. Viene ucciso da Jerry. Ancora, vediamo al centro della mappa qui Heimdallr usato da Ugo. RPFM di Ika, scusate, RPG di Ika che uccide Heimdallr. Jedi uccide Ugo. Ois fa fuori Jedi con il suo Shanor. Ika rimane con poca vita per la Smart Bomb e alla fine viene uccisa da Heimdallr. Io direi che questo è il momento giusto per pushare da parte dei Wolf. Vediamo se riescono a togliere la borsa a Pino. Ma Pino va subito dall'altro lato difendendo la borsa e portando la vittoria a casa. Vittoria per i Sexy. Vediamo i capi. King con David Shotgun, iniettore, Landau e difesa missili. Pino come giocatore di valore con JB, AV Sniper, Shotgun, MD e Adrenalina. Ed infine vediamo Ois con il suo Sharon, Shotgun, XL20, Machete, Opticamo e Smart Bomb. Risultato finale 120, vittoria per i Sexy. Vediamo le statistiche. Pino con 75 punti, 11 kill, una morte e 4 assist. Ika 15-15-4-4. Jedi 8-9-4-9. Napoli 2-2-4-3. King 1-1-3-17. Dall'altro lato vediamo la squadra dei Wolfpack con Winnie, 5 punti per lui, 5 kill, 6 morti e 0 assist. Ois 5-5-8-1, Fiddy 4-0-8-2, Heimdallr 3-3-10-2 e infine Ugo 0-0-8-0. Diciamo che i Sexy, insomma, sono più che portati al Sono i girone. favoriti, esatto, sono i favoriti letteralmente. Direi che due squadre, tre forse, possono davvero tenergli testa o possono dargli perlomeno filo da torcere. Le altre sono comunque troppo fresche come team e anche i Sexy, pur essendolo, però, ripeto, giocatori navigati, quindi
hanno ben poco da dirsi in certe situazioni. Esatto. Poi con un king così, voglio dire, E beh, il mini c'è. Bene, fa la differenza. ragazzi, rivediamo il programma. Quindi adesso vedremo le ultime due partite della serata. Quindi vedremo battersi gli Old Guys Rule contro i Wolf Pack nella partita di andata sulla mappa Station, nella pa partita di ritorno sulla mappa Ship. Perfetto. Confermo. Se vuoi andare ad avvisare le squadre, stai. Buonasera, Presidente, ora e per sempre. Onorevoli, buonasera a te, Presidente. Benvenuto, Pino. Quindi, Old Guys Rules contro Wolf Pack, le due partite, le ultime due partite della serata, raga. The last two games, guys. Then the last question of the night. Abbiamo ricevuto la conferma. Last game for tonight, guys. Remember the last question after this. Ciao Vito, benvenuto, buonasera a te. Video. Don't leave the chat if you want to win. Try to win 2000 gold with the last question, guys. Okay, let's go, guys. We have a game. Oggi mi pare che gli Executor non hanno giocato, giusto? No, gli Executor e i Jackal non sono stati dei nostri. Quindi ultime due partite, Wolfpack contro... aiutami, Ste? Contro Old Guys Roots. Old Guys Roots. No. Che non sono, che non sono quelli di Pierre. Sì, sono quelli, quelli di, del nostro... Esatto, sono direi, quelli del nostro Han Solo. E esatto. Anche intanto se sulla questi borsa. capitanati da Han Solo. Endaller sprovvisto di MD al momento. Quindi possiamo dire. Oh, non lo dico. È una facile preda qui. Vediamo. Non lo dico più. Proprio Picasso pushare con la macchina. Ma. Picasso! Esplode! La macchina viene fatta fuori. E Endaller ancora che mette un MD a difesa della sua base. Vediamo Winnie con la Diana che spotta i nemici dai cieli. Ois, il suo Sharon, viene fatto fuori da Anakin. Fiddy in prima linea a pushare con Moses. Guardalo Fiddy che passa leggiato. Ma viene fatto fuori da Anakin. Artifact di Ugo che uccide Dark Chicken. Rimangono su questo lato della mappa, secondo me sbagliando, perché tra non molto arriverà il push nemico. Vediamo nel frattempo Ois che fa fuori Anakin, ma viene ucciso da Han Solo. Vediamo il push da parte degli Old Guys. Proprio Picasso fa fuori Winnie. Si difendono bene i ragazzi dei Wolf Pack. Smart Bomb che indebolisce Fiddy. Ancora Dark Chicken con Miro. Penso di sì. Fare il gas. Beh. Yoda con Sharon. Smart Bomb che fa fuori Winnie. Fiddy cade giù.
bel push da parte dei degli old boys, old guys qua. Qualche fan di Ugo che fa fuori tre di loro. Han Solo fa fuori Ugo, fa fuori Indaller portando via la borsa. Vediamo ancora Anakin che cade per mano di Figgy. Vediamo qui Pablo Picasso con il suo Apollo. Ancora Ois su una borsa, tira una smart bomb che viene annullata dall'MD ma cade giù per mano di Anakin. Yoda uccide Eindaler. Dark Chicken ancora uccide Ugo. Vediamo Picasso fra un salto e l'altro. Pablo Apollo e vola sulla collinetta tutta piena di ghiaccio. Yoda con Taro ghiaccio. Vediamo Yoda con Sharon che tenta di rompere l'attacco nemico e non qualcos'altro. Vediamo ancora Yoda qua fuori, quindi sulla piattaforma ghiacciata. Bella ghiacciata. Mica non muoio di barese qua. Ma che ben da parte di Ugo. La fuori di frequenza Han Solo. Oh, è sulla borsa. Yoda lo fa fuori. La borsa rimane al centro della mappa, ma Han Solo la recupera. 59 a 67 attualmente il punteggio per i Wolfpack, che sono in avanti per ora. 63-67. Vediamo se riescono a portare a casa la partita. Gli old guys e la vincono. Vediamo l'elicottero qua. Harold. Bene, vediamo i capi insieme. Eindaller con Snack Sniper AV, Macete, Adrenalina ed MD. Han Solo come giocatore di valore con Dutch, Rotogan, Iniettore, Arti FM e Adrenalina. Ed infine Ois con il suo cappello natalizio con Sharon. Shotgun, Macete, Opticamo e Smart Bomb. Risultato finale 70 a 69 per un solo punto. Vittoria per gli old guys. Vediamo le statistiche nel dettaglio. Han Solo con 39 punti, 3 kill, 3 morti e 10 assist. Yoda 12-12-4-2. Anakin 10-10-6-3. Picasso 6-6-8-3. Dark Chicken 2-2-8-3. Dall'altro lato vediamo i Wolfpack con Eindaller, 45 punti, 5 uccisioni, 5 morti e 3 assist. Ois 7-7-8-1, Ugo 6-6-7-7, scusate, Fiddy 4-4-7-4 ed infine Winnie 3-3-7-1. Bella partita questa, veramente. Sì, assolutamente, partita. Assolutamente, un punto di differenza, battagliata. Bella. Assolutamente, ne approfittiamo per augurare buon Natale a Ois. Eh sì, è rimasto un po' indietro, diciamo. O magari è troppo avanti, lo noi si festeggiamo sa. La Pasqua e lui festeggia il Natale. Natale con i tuoi e Pasqua con chi vuoi. Bene ragazzi, adesso vedremo l'ultima partita della serata con le stesse squadre, quindi Old Guys contro Wolfpack. Sulla partita di ritorno sulla mappa Ship. Esattamente. Tech. Esattamente. Se vuoi andare allora a le squadre, Stan. Grazie. Noi nel frattempo, nell'attesa, inseriamo il codice. Vi propongo per l'ultima volta i risultati di ieri, ragazzi, per chi se li fosse persi. Buon Natale anche a te, Ivan. Stefano, già di ritorno? Stefano, è già tornato. Eccomi qua. Il camioncino della felicità. Yeah, last question after this match, guys. Stay tuned. Bled.
Kinio bled. Grazie Pino. Grande Presidente, ti ringraziamo. Un bacione al Grazie Presidente. Ora Pino. Un bacio. e per sempre. So, let's go guys. We have a game. L'ultimo match, mi sembrava doveroso. Landau da parte di Dark Chicken che non va a buon fine. Vediamo PD con il suo Zloey che rotola, spammando gas a destra e a manca. Nessuno ancora sulla borsa. Vediamo Anakin che recupera la borsa. La porta in base, spruzzato da Han Solo con David. Landau. Che Chi è? monello che spariva, non... Ois al centro della mappa. Ois. Ois! Buon Natale. Pablo Buon Natale, Picasso. Ois. Merry Christmas. Pablo Picasso con Apollo viene fatto fuori da Intaler. Ois, buon Natale ancora a te. Vai Presidente, stai Landau. attento a quello che scrivi, che poi il bot ti sgrida un'altra volta. Pablo Picasso viene fatto fuori da Endal che usa la V su Apollo. Fidi. Fidi che recupera la borsa e corre nella sua base, supportato da Ugo che si cruza da dietro. Non vi fraintendete, Cellini. Ecco qua, non ti è uscito proprio bene, porcellino d'India. Ancora Fidi spruzzato, come se non ci fosse un domani. Ugo spruzza Ecco qua. anche la colonna, talmente preso dallo spruzzare. Comunque leggiadro, Fiddy, non l'hai notato. È Leggerato andato via leggiadro. leggiadro. Ecco Yoda, indebolito, viene fatto fuori da suo compagno di squadra. Dark Chicken, che lancia il fumo per dar fastidio, ma viene subito spazzato via. Vediamo Fidi, prepotente, prepotente, ma viene tesserato e salvato nel contempo dal suo stesso compagno di squadra Anakin con JP sotto. Vediamo Yoda che fa fuori di Ana. Mamma mia Yoda qui, eh, non sei Aiuta, cazzato il ragazzo. Ecco qua Intaler assolutamente. che fa fuori due di Yoshi. loro. Ancora Dark Chicken con Zloey. Fa fuori Ois. Endaller uccide Fiddy, quindi uccide Dark Chicken. Nel frattempo vediamo Endaller con Apollo che mina al centro della mappa. Fa fuori Picasso con il gas. Fiddy. Dark Chicken che recupera la borsa e va via. Ma subito dietro di lui c'è Ois, vediamo se lo riesce a fermare. No, purtroppo no, uno lo ferma è Endaller con il cecchino. Pablo Terribile Picasso. con quella lama Sì, da viene. spingere comunque. Pablo Picasso viene fermato dalla mina di Windy, ma gli old guys portano la base, la borsa nella loro base. 45-68 attualmente il risultato per il Wolfpack, ma hanno la borsa gli old guys. Pablo Picasso fa fuori due di loro con la granata frammentazione. Valerio, buonasera. Ciao Ciao Vale, benvenuto. a tutti, Ciao buonasera. Vale. Vediamo compatti in questa situazione gli old guys a difendere la borsa.
Pablo Picasso sul container con Apollo, dall'altro lato è il Daller che viene fatto fuori da Pablo Picasso che sorvola i cieli con Apollo. Smart Bomb che indebolisce Fiddy ma recupera vita perché è spruzzato. Landau da parte di Fiddy. Vediamo che gli Old Guys rincasano nella propria base portando la vittoria a casa. Vediamo i capi. Fiddy con Moses, Rotogan, Macete, Landau e Adrenalina. Giocatore di valore Han Solo con David, Shotgun, Iniettore, difesa missili e granata MP. Ed infine vediamo Dark Chicken con Zloy, Shotgun, Macete, Fumogeno e Taser. Risultato finale 76 a 73 per gli Old Guys. Vediamo le statistiche nel dettaglio. Han Solo con 29 punti, 1 kill, 5 morti e 8 assist. Anakin 24-4-4-4. Pablo Picasso 9-9-9-2. Yoda 8-8-6-0. Dark Chicken 3-3-9-0. Dall'altro lato vediamo il Wolfpack con Fiddy 37 punti, 5 kill, 6 morti e 3 assist. Endaller 12-12-6-0. Ugo 9-1-4-8. Winnie 6-6-5-0. Ed infine Ois che chiude la partita con 6-6-7-2. Anche questa, secondo me, partita molto equilibrata, ma soprattutto combattuta. Un finale col botto. Mi hai rubato le parole. Veramente belle, belle, belle ultime due partite. Veramente belle. Un gran finale, sì, assolutamente. Margine strettissimo, si sono combattuti, borsa allora, da un lato, borsa dall'altro. Leila, good evening. GG's tonight. Hello! Bene, Ivan, se ti vuoi nel frattempo organizzare per l'ultima domanda della serata, Vale, vuoi aggiungere qualcosa, visto che sei con noi? Ma che sta andando alla grandissima questo torneo, cioè, non mi aspettavo questi numeri del genere, anche questa partecipazione anche allo stream, tanta roba, bellissimo veramente. Grazie a poi tutti, le squadre sono tutte equilibrate, le squadre, cioè, combattono fino all'ultimo, è bellissimo. Siamo tutti contenti davvero, sì. Valerio, non sbagliare le mie statistiche, grazie, dice Pino. Qua Pino mi sa che si prende il primo posto, il king dei top player. So guys, question ecco time now, stay tuned. Non che basta fare il presidente, io sempre l'ultimo in classifica. Ingordo. Visto che si è dato da fare Pino con queste kill. Per forza. Sta sempre con Kingo, se non c'aveva Kingo Pino non schiattava. King è la vera spina dorsale dei sex. Sì, ci sono due tre che usano lo spruzzino a meraviglia. Ivan, Valerio, aggiungili 100 punti a Pino perché non si può vedere Air Jordan con Rookie più avanti di Pino. Così lo facciamo felice. Kingo, spruzzami tutto. Ecco qua. Conosce vergogna proprio, presidente. Ecco qua. Question time, guys. Stay ready. Yes, no, don't worry. Yes, bro. Yes, no. Macaroni and English. Question. Vaffanculo airstrike. Fucking Fiddy Blade.
I think Kino is the winner. È stata già fatta la domanda? Sì. Sì. Ok, così mentre parlo, cioè, parlando sempre dello spruzzino, qua i migliori giocatori per quanto riguarda gli assist, abbiamo come prima posizione abbiamo Tony Mahoney degli Executor, come seconda posizione abbiamo Kingo, Dei poi sexy. abbiamo Killer Khan degli Immortals. Abbiamo Spacco Owen dei Sì. Jackals e il mitico Fabio Scott come quinta posizione degli Old Guys. Ma preparati alle statistiche di stasera perché ho fatto un maxi recupero, secondo me, Scotty. Eh sì, qua le statistiche sono aggiornate alle partite di ieri. No, ti dico che le prime due partecipazioni degli Old Boys ho fatto 43 assist. Scott. Congratulations, Kenya, for the win, for the victory, sorry. Don't forget to hit the like button, guys. Subscribe to my channel and Air Jordan channel too. Thanks for support. Don't Invece, forget. per quanto riguarda le kill, come prima posizione abbiamo StatSec degli Executor. Sì, cecchino. La nostra Big Mama, la nostra girl preferita. E poi abbiamo Kino, che occupa la terza posizione degli Immortal. Nobody dei The Jagas. E Pablo Picasso degli Old Guys Rule. Hai capito, Pablo? Hai capito, Pablo? E Pino quindi non c'è. Ecco. Il nostro No, Pino. presidente, our No, boss. Pino, non Ecco si vede neanche Pino. qua. qua. Pino Ecco non si vede neanche. qua. Ecco qua. Pino non ci sei. Attenzione, però, sono le statistiche aggiornate ieri. Ecco qua. Attenzione, Quindi c'è ancora attenzione. possibilità. Tac! Ci credo poco. Po Ecco po. qua. Ti credi poco a questo, Vale? Può essere che occuperà le prime 10 posizioni con queste kill che ha fatto stasera, Ma non il ma primo. anche gli altri. Va bene, Pino, ti serve un miracolo. Gli serve un miracolo. Po, po, Ecco qua. po, po. Ti serve un miracolo, Bled. Bene, Poi ragazzi. le morti non le nomino neanche perché non sono da Valerio, mi nominare. togli i punti. Lascio la parola a te, Cesare. Bene, ragazzi. Passo prima la parola ai miei colleghi, dopodiché io, come al solito, faccio il discorso finale. Vai, Stefano. Ok, inizio io con i saluti, ringrazio tutti per la partecipazione alla live di questa sera, ringrazio tutti i giocatori per averci fornito degli ottimi game, lo staff che come al solito si immola per la realizzazione di queste serate, di questo torneo. Non sto a rielencare i nomi perché abbiamo passato le prime sere a ripetere in continuazione, ma sappiamo benissimo chi sono. Niente, grazie ancora a tutti, buonanotte, good night guys, and see you tomorrow. Bye bye. Vale, vuoi aggiungere qualcosa? No, ringrazio tutti, lascio la parola a te, che tu sei più bravo con le parole. Ciao a tutti, ragazzi. Ecco qua. Bene, ragazzi, che dire? Grazie a tutti per il supporto, anche per stasera. Ricordo che oggi è la penultima giornata per quanto riguarda la fase delle qualificazioni, quindi domani sarà l'ultima giornata. Dopodiché inizieremo la fase a gironi per capire le squadre dove andranno a finire. Ricordiamo le categorie: categoria Pro, ovvero Gold, categoria Silver, categoria Regular, scusate, ovvero Silver. Io nel frattempo ringrazio, come al solito, tutto lo staff che ci supporta, ringrazio i miei colleghi in vocal.
Ringrazio Danilo che è andato via per problemi suoi personali, lo salutiamo con affetto. Ringrazio la chat, gli spettatori che sono sempre attivi e pronti a seguire la live che oramai facciamo da 2 settimane, da lunedì al venerdì ogni giorno. Grazie per le donazioni. Thanks for support. Yanka and Aikilio for 2 euros. Thank you guys. I love you all. Che dire ragazzi, quindi? Anche stasera è giunta al termine. Vi saluto, vi auguro una buonanotte. Noi ci vediamo domani per la partita finale di questa fase di qualificazioni. So, guys, that's all. Good night, all. I love you all and see you tomorrow. Bye bye, guys. Bye bye.